perché cioè, non è che non la dovevi perdere, cioè, non è che la dovevi stravincere. E questo è il problema. E qua, allora, o ci diamo tutti quanti una regolata, perché adesso a dire sempre sì, no, va bene, adesso sono proprio arrabbiato, perché non mi piace, non mi piace. Che domini una partita, la domini 2018, su tutti gli aspetti. 33 gettoni di presenza con 5 gol nel primo tempo. Praticamente il Pescara ha. Ci siamo? Sto sentendo. Ci siete? Mi sentite? Sì, ma sei arrabbiato con la tua squadra o sei arrabbiato in particolare con qualcuno? Non riesco a capire, perché No, c'era con l'audio me. sotto. Ah, Sono ok. arrabbiato con me, con la partita che abbiamo perso. Cioè, sono arrabbiato da professionista, sono arrabbiato da allenatore. Ho detto da allenatore, non mi, è difficile commentare una partita del genere. Adesso dire cosa, perché, ci sono tanti perché, perché quando poi fai una roba del genere è normale che adesso andare a capire il perché, lo devi studiare tutta la notte, non devi dormire. E oggi siamo qui a commentare una sconfitta quando invece dovevamo vincere la partita e stravincerla, ma perché molto probabilmente dobbiamo fare questo salto di qualità che non si riesce a fare ancora. E questa è normale, devi lavorarci. Oggi, come dici te, sono d'accordo, forse abbiamo fatto la migliore partita sotto tutti i punti di vista, la migliore partita, eppure siamo a casa con 0 punti. Quindi ragazzi, è dura commentare, è dura commentare, mi devo un attimino, devo aspettare che mi sfoghi un po' questo sentimento negativo e pensare già a domani. Ecco, Nicola, posso Sulla, farti no, una domanda? scusami, Massimo, ho chiesto una sì. domanda Ah, sull'arbitraggio, se sull'arbitraggio, ti è giusto, piaciuto. sì. Beh, no, oggi secondo me anche lì la gestione di oggi dei cartellini, delle punizioni, cioè il portiere che perdeva 20 secondi ogni volta che inviava, ho detto solo in Italia accadono queste robe, non è possibile che ancora nel 2000, dopo tanti studi, le televisioni, la VAR e tutto, ancora i portieri perdono quasi un minuto per inviare e ha dato 4 minuti di recupero. Non è normale, io gliel'ho detto, non è possibile, non dovete permetterlo, perché sennò siamo sempre all'esordio, i palloni che non arrivano, i palloni fuori che non arrivano in campo. Insomma, ma che educazione è? Ma che etica è? Questa è etica? Cioè non arrivavano i Quindi, palloni in campo, mister, vabbè, l'abbiamo quello. visto, i palloni, c'era un pallone, durante il coso arrivava dopo 30 secondi, tutte queste cose, ma non è un alibi, attenzione, attenzione, io non sto dicendo che ho perso per quello. Sto dicendo, però, se mi parliamo dell'arbitraggio, nella gestione totale, bisogna eliminare questi problemi. Senti, Perché Nicola. dobbiamo. Sì. Sì, no, volevo. Io l'ho vista leggermente diversa, nel senso sì, d'accordo, il secondo tempo, però secondo me avete regalato la prima frazione, anche perché poi hai fatto dei cambiamenti. Nel primo Ho tempo regalato la prima pressione. non mi è sembrato il miglior Pescara. Nel primo tempo, dico. Non capisco l'analisi, la partita è solo il primo tempo o tutta la partita? Io quando faccio un'analisi, almeno io faccio un'analisi completa dei 90 minuti. Poi se dobbiamo trovare il primo tempo, quante situazioni abbiamo creato? Qualche situazione l'abbiamo creata. Secondo tempo ne abbiamo stracreato altre situazioni. Il Cremonese ci ha fatto un tiro in porta e qualche ripartenza, ma perché è Sì, normale, noi abbiamo. Però nell'arco dei 90 minuti credo che Pescara non meritasse la sconfitta assolutamente, ma meritava anche di vincere. Non perché hai. voglio giustificare. No, 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 assolutamente. Vabbè, insomma, l'abbiamo vista in modo leggermente diverso, ma ci sta. Tu fai l'allenatore, io faccio il giornalista. Ti chiedo però Ci perché. Ti mancherebbe. chiedo perché hai fatto dei cambiamenti all'intervallo, perché insomma Clemenza non l'abbiamo più visto esterno, ma più nel vivo del gioco, un po' come era successo con l'Empoli nel secondo tempo, un 4-2-1-3, una domanda che ti avevo rivolto tra l'altro ieri nella presentazione di questa partita. Perché ho fatto il cambio al primo tempo? Sì, no, come mai hai cambiato qualcosa anche tatticamente nella squadra? No, ho cambiato qualcosa in virtù di quello che ho analizzato durante la gara. L'allenatore è quello che legge le situazioni e cerca di portare delle situazioni a vantaggio della squadra che sta allenando. In quella situazione lì, Balzano e Zappa, ce n'era uno in più. E
e quindi siccome devo recuperare una partita che stavo dominando, e quindi ho cercato di mettere Clemenza nel ruolo a destra per poter venire tra le linee, perché di là avevo Zappa. E quindi dall'altra parte ho messo inizialmente Galano e poi ho messo Cucciarelli per avere ampiezza con i terzini. E quindi ho fatto quel cambio lì per dominare di più il campo in ampiezza e soprattutto giocare un po' meglio tra le linee con un uomo in più. Quella è stata la scelta. Ma cioè, non è che hai fatto... Sì. Nel prego, primo prego. Tempo è uguale, cioè, nel primo tempo credo che allo stesso modo non ci hanno mai preso, perché avevamo sempre l'ampiezza e quando abbiamo spinto un pochettino che stavamo lì e facevano fatica a prendersi. All'inizio avevamo un po' di difficoltà con Clemenza lì, perché non riusciva a contenere un pochettino il terzino che arrivava, e allora ho cambiato, perché abbiamo iniziato un pochettino sulla fascia, quella fascia lì, un pochettino piano, e loro su 3-4 cross, ripartenze, ci hanno messo in difficoltà, quindi ho cambiato perché da lì potevano nascere dei problemi, poi dopo l'abbiamo sistemata. Quindi il tuo cambio, voglio dire, per sintetizzare e chiudere questo mio primo intervento, è stato dettato da una insoddisfazione per quello che avevi visto nel primo tempo? In fase di non possesso sì, perché prendevamo qualche ripartenza da quel lato lì, ma in fase di possesso no. In fase di possesso abbiamo comunque creato tanto, perché non eravamo forse lucidi lì davanti. Zappa al primo tempo non l'ho visto molto lucido stasera, quindi ho preferito passarlo dietro. Poi piano piano è cresciuto ed è venuto fuori, però ecco, ci è mancato un po' di lucidità su qualche situazione che abbiamo imbucato da quel lato lì, qualche cross impreciso, abbiamo sbagliato di tutto, poi sotto porta abbiamo sbagliato tanto sotto porta, e quindi quando sbagli tante situazioni con una squadra che si chiude lì, non è facile poi trovare situazioni con una squadra che si chiude lì, eppure siamo riusciti a crearle qualcosa. Quindi mi dispiace perché alla fine la partita l'hai fatta come sempre, ma l'hai persa. Buonasera. Ah, c'è qualcosa che sicuramente non quadra, quando una squadra poi perde spesso fuori casa, al di là che, ripeto, stasera abbiamo fatto forse la migliore partita nell'analisi globale, poi aspettate, me la vado a rivedere, io adesso sto parlando a caldo, poi magari me la rivedo e poi vi dico quello che penso veramente, a volte quello che vedi in campo, magari analizzandolo meglio a freddo hai altre idee, però in questo momento, se devo essere lucido, che ancora ho un pochettino di lucidità, credo che il Pescara abbia fatto tantissimo, cioè sotto il profilo del gioco, delle situazioni pericolose, siamo stati poco precisi, soprattutto negli ultimi metri, e sono preoccupato come tutti che si occupano di quello che deve fare per poter risolvere i problemi, per portare a casa la salvezza e gli obiettivi, ma giocando così e migliorando il mal di trasferta, perché dobbiamo essere un pochettino più affamati, quello che dico io, nel calcio ci vuole passione, ci vogliono i muscoli, ma ci vuole pure la fame, ci vuole pure no, quella fame che dice io vado perché voglio qualcosa e se ci credo la voglio e me la vado a prendere. Ora qui è questo quello che deve un pochettino aiutarci a venire fuori da queste partite con più punti. Purtroppo a volte l'allenatore fa di tutto per mettere a posto i cocci. Adesso dobbiamo trovare, non è solo l'allenatore, qua tutti ci prendiamo responsabilità. Quindi responsabilità di questo. Ma oggi di cosa vogliamo parlare? Di un tiro da fuori area sotto l'angolino, poi il resto abbiamo creato, hanno avuto
due, credo, situazioni un po' di ripartenza, ma è normale perché stavamo aperti, ma il resto cosa posso dire? La difesa non ha fatto errori, si sono comportati bene, ma la fase difensiva è migliorata tantissimo. Io quello posso dire che la squadra da quel punto di vista è sempre attenta adesso. Forse all'inizio, nelle prime partite no, nelle prime partite abbiamo avuto molte disattenzioni, molto di più di quelle che sto vedendo nelle ultime quattro partite. Io ho visto una squadra molto più concentrata sull'aspetto difensivo, quindi su quello sono tranquillo. Adesso forse ci manca qualcosa per essere più prolifici, cioè forse quello ci manca. Se analizzo la squadra in quattro partite, in tutte le situazioni che abbiamo creato, abbiamo fatto pochi gol, dobbiamo fare più gol. Ti faccio una domanda, Nicola, a proposito, vediamo un po' se siamo d'accordo su questo aspetto, naturalmente sempre col massimo del rispetto, Nicola. Tu parlavi di squadra affamata, vorresti avere una squadra più affamata, ed questo è senza dubbio lecito. Non ti sembra che l'approccio, ecco, mi riferisco all'approccio, sia stato un po' troppo soft da parte della tua squadra, o no? I primi minuti? Sì. Sì, adesso devo riguardarla, perché adesso dal campo ovviamente tu inizi cercando di capire come funziona, come ti vengono a prendere, come è la partita. Quindi il soft, magari su quella situazione lì, ecco, il soft l'ho visto quando perdavamo palla su quella zona lì e loro si sono ripartiti due o tre volte. Ecco, infatti. No, io dico al di là del gol, che è stato un gesto, voglio dire, di bravura, no? Bisogna fare solo gli applausi a Luca Valzanina, perché tecnicamente è stato un gran gol. Però al di là di quello, nei primi minuti... Forse qualche disattenzione c'è stata nei primi 10 minuti, credo, dopo che ho preso gol, fino al gol, che poi dal gol, sai, ci siamo un po' svegliati. Molto probabilmente è stato un approccio non attento, però è stato anche un gran gol. Adesso dire che abbiamo preso gol perché abbiamo fatto una volata, no, però magari alcune palle, seconde palle, ecco, esatto. Mi riferivo soprattutto, molto probabilmente qualche seconda palla in riconquista l'avremmo dovuta prendere, ecco. E lì siamo stati un po' lenti a carburare, però sono la quarta partita, non è un alibi, però è normale che siamo venuti fuori alla distanza. Adesso poi al di là che poi prendi un gol, ma poi c'hai altri 85 minuti per fare 5, cioè, sì, no, poi... ma infatti, assolutamente, però questa potrebbe essere poi un aggravante, no? Perché se poi andiamo a soppesare tutto, cioè, voglio dire, contro una squadra che ha badato solo a difendersi, Nicola. Ma lo sapevamo, Massimo, lo sapevamo. Noi abbiamo, la cosa che ho detto, attenzione a non dargli quel vantaggio, perché poi loro stanno lì e lavorano sui tuoi errori. È una squadra che lavora sugli errori dell'avversario. E quindi meno errori facevi e più avevi possibilità di non avvantaggiarlo. Però, al di là di quello, devo dire che non abbiamo fatto tanti errori. Cioè, alla fine hai creato situazioni e soluzioni interessantissime oggi. Peccato che non siamo stati precisi. È poca precisione. Quello sì. Ma io non ne faccio una questione di... Cioè, non capisco perché devo giustificare una delle mie scelte su quando ho a disposizione 27. Ma Palmiero fa parte... Palmiero è un bel giocatore che noi stimiamo. Ma come stimiamo Castanos, Memusciai, Busellato, tutti... E quindi in questo momento io, considerando quello che sta vivendo la squadra, in questo momento Palmiero ha trovato poco spazio rispetto agli altri. Ma questo non significa che Palmiero la prossima partita non giochi. Oggi ho giocato inizialmente con Clemenza,
perché poi quando non faccio giocare Clemenza è perché non gioca Clemenza. Oggi ha giocato Clemenza, capisco che la domanda è sempre quella opposta. Oggi Palmiero, la prossima volta giocherà Palmiero e magari se sta fuori Memusciai, perché non gioca Memusciai? Io devo far ruotare. Oggi ho fatto ruotare anche per una condizione fisica che piano piano devono, in questo momento mi affido anche a chi ha fatto 4 partite di fila e che ha più benzina nelle gambe. Oggi avevo l'idea di Palmiero, a un certo punto lo stavo di nuovo pensando di metterlo dentro, poi per avere una punta in più, allargare l'oro, avevo bisogno di solo 2 centrocampisti e potevo fare quel cambio lì davanti, e quindi anche oggi non l'ho messo, ma io stimo Palmiero, non sto dicendo che Palmiero non lo vedo, molto probabilmente a oggi ha avuto poco spazio per alcune scelte tattiche, ma non vedo perché devo, cioè Palmiero per me è un bel giocatore, non lo considero riserva. In questo momento abbiamo bisogno di queste situazioni, avrà spazio lui, spero anche la prossima, sicuramente avrà spazio nella prossima fra 2, non lo so, appena reputo Palmiero idoneo per certe situazioni lo farò giocare, questo è il mio pensiero. Poi ok, grazie Nicola. Enrico Giancarli, volevo fare un'ultima considerazione se posso. Una partita giocata, hai detto bene, dal punto di vista di qualità, dal punto di vista tecnico, però a conti fatti l'hai persa, un po' come a Pisa. È una cosa che ti preoccupa, essere più belli ma meno concreti degli avversari, o è solo secondo te una pura coincidenza? Io non voglio essere bello, io voglio vincere, cioè io con questa mentalità, io voglio vincere, se poi sono anche bello e vinco perché sono bello, ancora meglio, e qua ci vuole del lavoro, perché per giocare così ovviamente devi avere anche certa qualità per poter giocare, no? Più qualità metti, più opportunità hai di vincere la partita, allo stesso tempo giochi bene. Adesso capire cosa è meglio, cosa non è meglio, per me è vincere, la squadra gioca meglio quando vince, perché sfrutta tutte quelle situazioni. A volte magari capiterà di creare meno palle gol, ma la vinci, e quello significa che hai giocato bene, perché hai ottimizzato quelle situazioni che non sempre ti capitano. Quindi oggi secondo me siamo stati, diciamo, bene sul campo, su tutta la manovra, su quello che proviamo, su come aggiriamo l'avversario, sulla voglia di riaggredire a palla persa. Tanti principi che io alleno e che noi alleniamo li abbiamo visti, che è quello l'obiettivo. Voi avete visto oggi l'identità della mia squadra, sarà quella. Però adesso dobbiamo lavorare sugli ultimi metri, perché ci manca quello. E qua è il compito mio, di capire come ottimizzare quel lavoro che facciamo tantissimo, ma poi arriviamo lì e non stiamo concretizzando bene. Ma lì ci vuole del tempo, ci vuole del lavoro. Però ripeto, belli è vero, ma sono arrabbiato che abbiamo perso. È un'altra roba. Io, a me non piace perdere. Purtroppo sta capitando pur facendo partite belle. Quando le perdi perché giochi male, la colpa te la prendi, giochi male. Quando le perdi così è duro per un allenatore. Attenzione, sarei entrato in campo. Cioè, la fame e la voglia che avevo io è perché volevo entrare in campo a far gol sull'ultimo calcio d'angolo. Allora io dico, vorrei trasmettere questo a tutti, perché io vengo da un'esperienza, quindi se noi miglioriamo quello, molto probabilmente faremo un salto di qualità, la voglia di credere, di andare a cercare le situazioni. Allora dobbiamo imparare un po' di più ad andarci a cercare il favore. Posso?